Allora, partiamo dal presupposto che io questo video sarà, non lo so, tipo la seconda volta che faccio un video del genere e sembra molto strano perché ieri ho fatto, non ieri, nel mese di agosto ho fatto questo un video del genere parlando di questo cosiddetto PC, anzi non è proprio questo. Bene, in pochi se... vabbè, in pochi. Tutti quanti si ricorderanno l'ultima recensione che ho fatto sul PC Fujitsu T902, che da quando ho potuto leggere nei commenti non è andato molto granché quel video. Cioè, tipo, haters sparati mi è arrivato a sto punto. Comunque, lasciamo perdere tutto quello che è successo. Oggi sono qui, raga, per farvi una nuova recensione di questo fantastico PC. Sarebbe il Samsung Serie 7 NV. Il modello sarebbe l'NP770Z5 e devo dire, raga, come prestazioni PC veramente non mi aspettavo molto di peggio, ma in realtà, raga, devo dire che è una bomba questo PC. Ora, giusto il tempo che si accende, vi spiego un poco quali sono le funzionalità di questo fantastico PC. Ovviamente questo adesso sto usando la webcam del mio PC fisso, passerò dalla webcam del mio PC portatile, quindi facciamo questo piccolo taglietto. Anzi, il taglio non lo posso fare, sapete perché? Perché come faccio a farvi vedere cosa ha questo PC? Allora, iniziamo dal punto che ha un processore che doveva avere un i7, ma l'i7 non c'è più. Che audio. Mi sa che ho spaccato il microfono. Poi lateralmente troviamo una presa 3.0, uno jack, poi audio sia cuffie per microfono tipi, quindi in caso inseriate, non lo so, queste cuffie qui funziona sia il microfono che le cuffie con un solo jack. Poi oltre alle due prese 2.0 troviamo l'HDMI, poi troviamo un'entrata VGA, l'entrata ovviamente LAN e l'entrata per caricare. Poi da quest'altro lato, raga, prese più normali, 2.0 e un'entrata SD. Poi un PC ha una fotocamera frontale da 720 pixel, da 1280x720, quindi raga, è un'ottima telecamera. Visto che ci sono quelli che hanno addirittura le 240x360 che fanno ancora più schifo, quindi in questo caso qua siamo proprio, diciamo, non una fascia top, ma ci avviciniamo. Comunque, che dire, passiamo sullo schermo del PC e vi faccio un poco vedere le funzionalità che ha. Allora, visto che sono molto intelligente, come al solito mi dimentico sempre di scaricare i programmi sul PC, quindi in questo caso mi ero dimenticato di scaricare OBS Studio, quindi wow. Quindi non sapevo come registrare, quindi in questo caso vi faccio vedere un'altra funzionalità che ha questo computer perché è molto particolare. Vabbè, se andate a vedere i computer dell'ultima generazione ce l'hanno quasi tutti, ovvero la tastiera retroilluminata. Bene, in questo caso la webcam non rende perché non lo so perché è stupida e non vuole rendere. Però, raga, ve lo giuro che questo PC ha la tastiera retroilluminata. Perché, ovviamente, se seguite la serie Samsung, sapete che ormai il serie 7 e il serie 9 hanno entrambi questa funzione della tastiera retroilluminata. In questo caso, parliamo quasi dell'ultimo modello, sempre serie 7, però il modello è quasi l'ultimo. Poi c'è il serie 9, raga, che costava una cifra e meglio lasciamo stare. Vi dico del prezzo, raga. Allora, io personalmente questo qui l'ho pagato 250 euro circa, più o meno una cosa del genere. Comunque, raga, come già ve l'ho detto, il processore è un i5 2320M, poi ha 8 giga di RAM, ovvero 4 giga già sono integrati sulla scheda madre, invece 4 giga sono a DDR3, sono smontabili. Un SSD da 128 giga, che poi ovviamente all'inizio il PC mi era arrivato con un HDD da 1 TB, dopo regalo ce l'ho tolto, gli ho inserito un SSD da 128 giga, che poi ovviamente cambierò, questa è giusto una cosa temporanea, e ci inserirò ovviamente una 256 oppure una 512, non lo so adesso preciso cosa ci inserirò. E non so che altro dirvi, a parte il fatto che poi sotto ha due ventole, basta, sono rimasto senza cose da dire. Poi
Ovviamente il fantastico touchpad, regà, che non si notano neanche i bottoni, tipo, sono integrati su tal touchpad ed è tipo una cosa più bella, la cosa più bella del mondo. Altra cosa da dirvi, l'unica... Altre due cose. Ah, oltre ad avere le casse della JBL, ha anche la funzionalità che è touch. Io spero tutto, tranne che YouTube mi metta il copyright perché mi è partita la canzone su Alexa. Quindi YouTube, grazie se non mi metterai il copyright, veramente grazie tante, è partita anche Alexa e sti cazzi. E vabbè. Nel frattempo è portata adesso scaricando OBS. Ci vediamo fra due minuti, che anche se poi per voi sarà un secondo, visto che sono diventato ormai un pro a editare video con Adobe Premiere Pro 2020. E niente raga, queste sono le funzionalità che ha questo PC. Ovviamente ora vi spiego un poco meglio. Ha il processore, il i5 e 2 GHz 60, che poi va in overclocking, quindi è perché M oppure K o S vanno più o meno tutti quanti in turbo boost, quindi in questo caso questo qua che è M va in turbo boost e arriva a 2 GHz 80. Veramente raga, devo dire che è un ottimo PC, mi ha veramente stupito le prestazioni. Una scheda video, raga, troviamo una AMD Radeon 8800M Series con anche la scheda video semplicemente da 2 GB, che poi ha anche 4 GB di memoria condivisa, quindi in questo caso è più o meno come avere una scheda video da 6 GB, non lo so preciso, raga. Comunque la DirectX ovviamente la 11. I driver, raga, non sono nuovissimi, ovvero sono del 2015, però raga, veramente fantastico. Poi la RAM è 8 GB, ma sono tutti quanti 1333 MHz. E basta, adesso passo sul computer, non so che cosa farvi vedere, però passiamo sul computer, perché questo video deve durare almeno 10 minuti, se no non mi si attiva la monetizzazione. Grazie YouTube se mi attiverai la monetizzazione. Ovviamente raga, io posso da bravo YouTuber non farvi vedere questo PC editare il video. Cioè raga, io non lo editerò sul mio fisso. Io il video lo edito su questo coso. Cioè, ditemi i livelli, cioè raga, secondo me saranno una cosa tipo di pazzesco, no? Non mi aspetto raga le grandi prestazioni con 8 GB di RAM a 1333 e tutte quelle e un i5. Non mi aspetto queste funzionalità. Visto che io con il mio PC, anzi, e non ve lo dico perché sennò sarebbe uno spoiler bello grande, quindi non vi dico che cosa c'ho nel mio fisso, così almeno non vi spoilerò nulla. E ve lo dico, a breve uscirà il video, giusto il tempo che preparo un poco meglio la postazione, dopodiché raga, uscirà un video bomba sul mio canale. E vabbè, sul mio canale, non potevo uscire sul canale di nessun altro. Quindi raga, che altro dire? Come Windows ovviamente porta la versione 2004, stavo per dire la 2200, non lo so perché. Comunque, altra cosa che ha, oltre agli speaker qui sotto, ha anche uno speaker qui sopra che sembra tipo una barra di quando, tipo quella dei telefoni che ce l'avete sopra la testa. Face ID, tipo la barra che c'è sopra i Samsung qui sopra. Comunque niente raga, non so che altro dirvi, cioè in poche parole con questa webcam così già vi ho spiegato tutto, non serve neanche che passi su questo PC, però io ci devo editare il video, quindi come faccio a non allungarlo il video? Quindi vedrete anche una prova di editing, ci sono riuscito. E mentre il mio PC scarica DirectX come al solito, mancano sempre tutti i programmi quando devo registrare un video. Sicuramente molti mi chiederanno nei commenti che fine ha fatto il Fujitsu, che fine ha fatto il Fujitsu, l'ho buttato dalla finestra. Ma non è vero, sto scherzando. L'ho rivenduto. Cioè raga, non sapevo cosa farmene, cioè ho già un altro portatile, poi c'ho anche questo adesso, poi c'ho il fisso, non posso avere tipo 300.000 computer in tutta quanta la casa, quindi due mi bastano con il fisso, quindi facciamo tre. Il Fujitsu in questo caso l'ho venduto su eBay a parte,
Ovviamente ringrazio Ebay se mi vuole fare un poco di sponsor, ma ovviamente non me lo farà mai nella vita, quindi ciao Ebay se stai guardando il video, sei marzo. Altra cosa raga che vi dovevo dire, vi ricordate quando ho fatto il PC, quando ho fatto il video costruisco un PC fisso da zero? Perfetto, quel fisso si è leggermente danneggiato il case. Non l'ho già danneggiato io e soprattutto voglio ringraziare Ebay per la loro assistenza, perché tipo l'avevo venduto e mi è successa una cosa bruttissima. Iniziamo con questo video, volevo farci un video a parte e dicevo questo video non lo volevo fare, ma ve lo spiego in questo video, tanto alla fine non è nulla di che. È successo che l'acquirente di quel PC, ovviamente non voglio dire il nome, è tutta questione di privacy, che non dico il nome, si è lamentato del PC. Ovviamente non mi metto a dire quello che ha detto, perché sarebbe troppa violazione della privacy, dopo si arrabbierebbe anche YouTube con me, quindi voglio evitare soprattutto quello. E mi ha rispedito il computer indietro dopo che mi ha dovuto dare assistenza. Va bene, riprendete il computer, mi sono ripreso il computer, mi è arrivato a casa tutto danneggiato, fili mancanti, quello e quell'altro. Fortunatamente, grazie all'assistenza di eBay, che veramente ringrazio moltissimo, mi hanno fatto un rimborso completo su quel PC. Il PC ovviamente mi è arrivato a casa, io dopodiché quel case vecchio l'ho buttato, ho cambiato scheda madre, quindi adesso ci ho messo un Asus. Ve lo farei vedere, ma sarebbe una cosa troppo complicata per prenderla, anzi ci provo. Allora, la webcam non rende, mi sono appena accorto che la webcam non rende. Perfetto, allora, raga, questo è il PC. Ovviamente con la scheda madre della Asus. Aiuto! Come ve l'ho detto, regalo modificato, quindi ci ho tolto quella vecchia scheda video 435 MGT e ci ho messo, regà, una 640, che era davvero... Regà, non l'ho presa per il fatto, sì, una scheda video più o meno un po' così a caso. L'ho presa per il fatto, perché più o meno ci girano abbastanza tutti quanti i giochi, più o meno sui 60 fps ci gira quasi tutto. Ora arrivano i 2009 in chat che mi iniziano a scrivere, ci gira Fortnite, sì, ci gira anche Fortnite, ci gira... a 60 fps, ovviamente no con il ray tracing, per l'amor di Dio, che sarebbero se no 5 fps, manco Fall Guys. Comunque, raga, non so che altro dirvi. Se il mio computer li ha finito, e sembra proprio di sì, vi passo a vedere qualche piccola funzionalità. Anzi, volete sapere cosa ci ho messo in questo PC? Penso che quasi... Non penso che me lo chiederete, non ve ne fregherà assolutamente un cazzo. Però io ve lo dico lo stesso, perché devo far durare il video 10 minuti, anche di più, perché bisogno della monetizzazione su YouTube, soprattutto di iscritti e di visualizzazioni. Quindi se fate le visualizzazioni per il mio video, grazie tantissimo. Monta 16 GB di RAM, una GT 640 in overclocking edition, quindi è modificabile della Gigabyte soprattutto. Da frontale ha un display per il controllo della temperatura della CPU, all'interno ha anche un display per gli errori di scheda video, scheda madre e tutte quelle altre cose, un processore un i5 3570K che va da 3 GHz e 40, da 3 GHz e 30 a 3 GHz e 70, e quindi ragazzi più o meno si può dire che dalle altre prestazioni veramente alte. Ovviamente sono 16 GB di RAM Corsair a 1333 MHz, perché è indeciso fra il 1333 e il 1600, alla fine ci ho messo il 1333. E quando ho comprato questa scheda madre Asus mi è arrivato con un i7 a 3770K, in questo caso l'ho messo nel mio fisso. E questo è il primo spoiler che vi do, e non vi do neanche più uno spoiler. Monta il mio 16 GB di RAM a 1600 il mio, basta spoiler. Basta, perché adesso siamo arrivati al punto limite di spoiler, di spoilerite, e qua per finire male. Quindi passiamo sul mio portatile. Allora, raga, mi è venuta un'idea. Cosa ne pensate se, vabbè, che ve lo chiedo a fare a voi? Tanto il video lo sto registrando 2 giorni prima di pubblicarlo. Quindi, in questo caso, penso che ve lo chiederete.
penso, anzi spero, anzi non mi neanche interessa. Comunque, mi faccio sentire un test audio di queste casse JBL mentre andiamo su YouTube. E ovviamente noi non voglio, io soprattutto, non voi, che voi non vi interessa, ma io non voglio che il mio caro PC, il mio caro amico YouTube, mi dia dei problemi per quanto riguarda il copyright. Quindi mettiamo il CS e via. Così, raga, a caso. Mettiamo una canzone a caso. A casissimo, raga, non le neanche conosco. Ovviamente la solita pubblicità. Questo, regà, è l'audio al massimo, non lo so quando si sente, quando può rendere. Ma ve lo dico, regà, ma è una cosa di pazzesco. Cioè, regà, è un audio pazzesco della JBL. A parte che le casse sono proprio qui sotto, quindi in caso da alzare si perde tutta quella sensazione fantastica di audio. Ok, basta. Allora, raga, non lo so quanto può rendere il video, ma ve lo dico, raga, che l'audio che ha questo PC è una cosa davvero fantastica. Comunque, tralasciando audio e cose varie, facciamo partire l'editing e vediamo un poco quanto ci mette più o meno ad editare questo video qui che io sto facendo. Ovviamente questo pezzo qui, raga, queste ultime parti che sto facendo in questo momento, poi ovviamente le editerò col mio PC fisso. Al momento però voglio testare questo PC come gira. Quindi mettiamo nuovo PC portatile parte 2. Ok. Qua tipo penso che ci vorrà di 2 giorni. Allora, importa i vari file ovviamente. Andiamo su. Iniziamo dal desktop. Inseriamo le prime 3 parti. Secondo me è il momento di far partire il timelapse. Allora, raga, il video l'ho editato, ho messo tutte le varie parti, ovviamente voi avete visto tutto in timelapse, che dura 3 secondi il timelapse, al posto di 3 minuti. Comunque, adesso andiamo a selezionare tutte le varie funzionalità che attivo come al solito, ovvero metto la grafica YouTube HD 1080, ok, tutte le varie cose. Quadrati, audio, così, effetti soprattutto. Uso la massima qualità di rendering. Anzi, no, aspettate, ho sbagliato io. Quella non la attivo mai, non lo so perché mi è venuto così. Raga, non lo voglio fare in 4K perché sennò mi sa che caricherei troppo il PC, quindi vorrei evitare, soprattutto anche per me, voglio evitarlo perché mi peserebbe un casino dopo caricarlo e non lo so quando mi può durare il mio wifi. Comunque,
faccio partire l'esporta, però nel frattempo devo mettere per forza in timerlapse, raga, perché sennò qui non passiamo neanche per il video, non finisce neanche per domani mattina, quindi dai, andiamo di timerlapse. Wow, raga, veramente wow. Non lo so se avete visto la clip, ma raga, è stato fantastico. Tipo, avete visto? In 50 secondi di hyperlapse sono riuscito a caricare il video. Comunque ci sono voluti la bellezza di 50 minuti per renderizzare un video di 18 minuti. Non altissime prestazioni, però raga, dai. È un portatile, non può fare altre prestazioni come le può fare il mio fisso. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la manina e ciao! Just pull away.